Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio con noi che abbiamo mangiato un mega carotone, abbiamo affrontato un bruco dopo aver mangiato il carotone e abbiamo affrontato un bruchicino all'interno della pancia di Bowser dopo che abbiamo mangiato il carotone. E questo ci ha sbloccato il pugno potenziato. Ora finalmente possiamo proseguire e andare ad affrontare, o meglio, stavo già per spoilerare, andiamo, come dicevo, a lanciare il Banzai Bill. Un ragazzo mi ha detto: prova ad usare l'aspirazione, il risucchio sui lucchetti chiusi. Io mi ricordo che non funzionava, però. E infatti era come mi ricordavo. Questi qua bisogna prima indebolirli per poi togliergli il lucchettone. No, il fungo, lo curo per niente. E che palle. Va bene. Io ho sempre trovato molto più facile riuscire ad usare la fiammata piuttosto che... Ma dai, che stronzo. Piuttosto che andare a tempo con il pugno. A parte che a sto giro li abbiamo asfaltati, non abbiamo spirito manco una moneta. Però vabbè, non importa. L'obiettivo tanto di oggi è andare appunto a lanciare il suddetto Banzai Bimbo. Diamogli fuoco a tutti. Perfetto. Distrutto? Benissimo. Cliccate. Cliccate. Per un attimo stavo anche per non cliccarlo perché ho detto quella è una moneta. Invece no. E invece decisamente no. Mi tocca. Vediamo, dite che è morto? Sì. Ora aspiriamo anche lui. E ho paura che a colpirlo adesso questo ci crepa. Perfetto. Ti prego non scappare, ho bisogno di altre monete. Più soldi racimoliamo da sti forzieri, meglio è per noi, 105 monete già, così, a babbo di morto. Voglio dire, meglio di niente, no? Qua non c'è nulla. Oh, ma guarda. Ops. Delle colonne che ci bloccavano la strada fino a poco fa. Ora non siete più un problema. Vediamo, qua non c'è nulla. Ecco fatto. Di qua, tra l'altro, scusa un attimo. Dove andiamo, se... Ah, siamo dove eravamo prima. Perfetto, vero? Abbiamo rifatto il giro. Non ci sono colonne che devo rompere da queste parti, vero? Non mi sembra. E infatti abbiamo rifatto il giro. Ok, fammi ricontrollare, giusto per sicurezza. No, niente altre colonne da questa parte. Perfetto, possiamo proseguire. Qualcuno l'ha trovata? Ma nessuna traccia. Ma figurarsi se si possa trovare dei Banzai Bill nella foresta. Già, come al solito quel gradasso di Bowser si è messo a dare ordini assurdi. Ma perché non si dà una svegliata? Senza contare che è un testone. Viziato. Arrogante e gli manca qualche rotella. Ehi, testa di cazzo. Oh, cazzo. Bowser, maestà! Ehi, esseri inutili, muovetevi e caricate questo Banzai Bill. Sì, signore, subito, sua assaggiate nebrosità. Cazzo, l'ha trovato lui. Sua malevolenza, abbiamo caricato il cannone. Siamo pronti a dare fuoco. Deve dare fuoco alla miccia per far partire il colpo. Ottimo, una delle mie splendide fiammate sarà sufficiente. Guardate qua, così si fa. Ypsilon. Feuer. Puff. Arrivo! Ah! Nobile Grugnosauro, un Banzai Bill in rapido avvicinamento verso il castello. Reputiamo che sia stato sparato dalla foresta selva fosca. Cosa? Cosa Bill colpisce il castello? Sì, signore! Boom, bam, sbadabam, il castello verrà distrutto. Con un Banzai Bill. Dobbiamo proteggere Lord Sogghigno a tutti i costi. Io capisce, noi usa piano Omega. Puffete. Iiii.
Wow, è andato tutto secondo i piani. Noi adesso prosegue per foresta. Tan 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 tan. Un'illusione ottica. Sembra che il castello si stia avvicinando. Non dire idiozie. Ma è vero, signore. Guardi lì. Sta volando verso di noi. A parte che c'è un tiles che non è ben collegato, ma vabbè, ci sta. Ma cosa? Toh, si è fatto buio, la giornata è volata. E dove accidente è finito il mio castello? È sopra di lei! Puffete! Aia! Che male. Dobbiamo andare verso la zona pelvica. Ehi là, tutto a posto? Ha un brutto presentimento, non risponde. Mi sa che è successo qualcosa di grave. Sbrighiamoci ad andare là, dove sta succedendo qualcosa. Nella zona del pene di Bowser, via! Buongiorno! Allora, aspetta, questo è un blocco di salvataggio, vero? Ehi, guardate qua su, offro i salvataggi migliori del circondario. Qua la Globin, pensateci bene, non troverete in giro salvataggi così, allora è fatta qua la Globin. Ok, salvate, no, per il momento no, tanto. Buongiorno. Salvate la vita del nostro padrone Bowser. Bowser, non Bowser. Rianimate il nostro padrone Bowser. Noi, Savi Globin, noi esseri nati dall'evoluzione massima dello spirito dell'emoglobin. Noi Savi Globin, noi esseri dotati di arti caduchi generati dalle vibrazioni dello spirito. Vi abbiamo attesi in codesto luogo mistico per sussurrarvi che l'energia vitale del nostro padrone Bowser sta per esaurirsi. Di fianco a noi potete vedere dell'emoglobin che vi permetterà di salvare. Indi, per spronare la rinascita del nostro padrone Bowser, vi preghiamo di salpare con queste barche e ripristinare l'adrenalina. Volete salpare? Certo! Andiamo, Luigi! Che cosa dovremmo fare con quella barra dell'adrenalina? Questa roba è adrenalina. Mario, tu devi colpire l'adrenalina rossa. Piuff! Oh, ho capito, dovete colpire l'adrenalina con i cannoni. Luigi, tu quella verde. Esatto. Va un po' a sinistra. Colpisci. L'adrenalina colpita va nella barra. E se riempiamo la barra, Bowser dovrebbe rialzarsi. Mario, colpisci quelle rosse. Luigi, tu colpisci quelle verdi. Non confondetevi. E che succede se ci confondiamo? Piu, 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 piu. Cos'è questa cosa? Non basterà un colpo per rimandarla indietro. Mario, Luigi, concentrate il fuoco dei vostri cannoni. Colpitela ripetutamente tenendo premuto entrambi i pulsanti. Piu, 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 piu. Dai! Smetti di muoverti! Ecco. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Forza, Luigi! Dobbiamo colpirli! Piu, 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 piu. No, no! Aia, che male! Oh, cavolo! Quando l'adrenalina colpisce una delle vostre barche, perdete un cuore. State attenti! Piu, 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 piu! Dai, perché non ti muovi? Maledetta barchina! Maledetta! Stupida barca, perché non sei più mossa? Ah. No! Ecco fatto. Ecco qua. Colpita in pieno. L'energia sta tornando. Merda. Ho pochi cuori. O meglio, non ne ho neanche uno. Ne ho solo uno. Non posso farmi colpire. Stupido coso di adrenalina, vai là! L'energia sta pulsando più forte! Bowser si sta muovendo! Questo è il mio castello! Cosa succede? Il castello! Si muove da solo!
Cosa è? Ah no, è lui. Cosa è? Cosa è? Oh, è grande, le tre grande. È grande, tre grande. Miau. No, non c'entrava nulla, però mi sono ricordato. E per voi sono specchiate, ma per me è giusta la visuale. Ruota la console in verticale. Mi devi dare un minuto, che qua devo sistemare. Perfetto. E ora bisogna usare il mouse. Anche se forse sarebbe meglio usare la tavoletta. Su enormità, va tutto bene. Ah, dove devo... Ok. Vuole una spiegazione sui combattimenti quando diventa gigantesco? No. No. Esatto. Su altitudine, sa sempre tutto. All'attacco, sono Bowser. Grande Bowser, siamo tutti con lei. Lasciate fare a me. Pugno. Pugno, fai scorrere rapidamente lo stilo del pugno per un pugno più potente. Perfetto. Posso farlo anche col mouse. Forse la tavoletta grafica verrebbe meglio, però. Più che altro sarei forse più preciso nei contrattacchi. Non ne sono sicuro. Dite che no, forse è ancora meglio usare il pugno. Ecco qua. Contro il castello è meglio il pugno che il fuoco, no? Siamo l'unità di difesa. E io uso il fuoco allora, testa di cazzo. Soffia a lungo nel microfono per una fiammata forte. Ok. Fuoco, 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 fuoco. No, non ha funzionato. Ma scusami, le altre volte andava. Ah, oh. Ma le altre volte è sempre andato quando ho fatto le prove. Ok, almeno sono riuscito a difendere. Ma scusami, l'altra volta che l'ho provato andava. Ok, ho riprovato un attimo a sistemare il microfono. Vediamo se dopo funziona. Vai, pugno. Colpito in pieno. Dai, fammi riprovare il fuoco. Devo vedere se funziona. Non mi va di provarlo inutilmente. Eccoli di nuovo qua. Adesso dovrebbe in teoria funzionare. In teoria dovrebbe andare comunque. Perché non va? Forza! E niente. Dio mio. Forse dovrei cambiare emulatore. Eppure questo è uno dei migliori per l'emulazione del DS. Più che altro che non mi va di fare esportazioni di salvataggi e cazzate varie. O forse sbaglio io il tempismo del soffio? Può essere a questo punto. Niente, non me lo calcola. Non lo so. Non so se sbaglio io o se è il gioco qua che non lo rileva. Vittoria! Nessuno dice a me che lui diventa gigante. Dovresti crescere un po', stupido suino. Dagli una fiammata. Maledetta testaruga, io aspetta che tu torna normale. Pam paravam pam 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 pam. Ehi, il mio castello! Vabbè, ho vinto! E vai! 380 punti, saliamo di livello? Certo che saliamo di livello. Cosa aumentiamo? Io ti butterei sulla difesa. Ma perché ci sono numeri così di merda? Preso! Yes, il 4! Anche con il touch ce la facciamo. E ora si rigira il tutto. Ecco fatto. Aspetta. Cacchio! Sono caduto! Aia!
Che male. Che cacchio è successo? È fantastico. Cosa è successo al mio corpo? Sono stata io. Ho provato a far reagire il tuo corpo per tirarti fuori dai pasticci e sei diventato gigantesco. Dici sul serio? Adesso sarà uno scherzo sbarazzarmi di sogghigno. Mi spiace tanto, ma sembra che funzioni solo quando sei davvero in pericolo. Che fregatura. Vabbè, pazienza. Per uno come me sarà comunque facile, anche rimanendo a questa misura. Non manca molto al castello. All'attacco! Soprattutto, c'è un punto di salvataggio? Più che altro vorrei capire se sbaglio io o se è l'emulatore o se è il gioco che non mi prende il soffio a questo punto. Perché quando ho provato a fare il soffio dalle impostazioni andava tutto benissimo. Perché vedi, se vado sul test del microfono... non va più? Ah no, vedi, funziona. Ah, vedi, anche se soffio funziona. Boh, non lo so. Tanto le parti in cui dovremmo soffiare sono poche. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.